Ciao a tutti ragazzi, qua Caesar Gaming ed eccoci tornati con un nuovo video e quest'oggi siamo qui con un nuovo episodio, una nuova serie di giocatori buggati. Iniziamo con i difensori, troviamo subito Gibbs come terzino sinistro, 84 di velocità, gioca nell'Arsenal, nazionalità inglese, 75 di difesa, 84 di velocità, 71 di dribbling. L'unica pecca che ha 66 colpo destro. Si trova intorno ai 1000. Niente ragazzi, che volevo dirvi? Prima di parlare dei prossimi giocatori, saranno tre episodi di questa serie. Questo primo episodio vi farò vedere i difensori, poi i centrocampisti e infine gli attaccanti. Una volta fatto ciò, non so, farò un'altra, qualche altra serie. Iniziare a fare e niente. Ora continuiamo con i giocatori bancati. E il prossimo giocatore gioca nel Chelsea, difensore centrale, David Luiz. Si può trovare, mi pare, dal 2004 in su. Buggatissimo anche lui, brasiliano. Quindi, se avete una squadra brasiliana, ve lo consiglio ovviamente. 3 stelle mossa abilità, 78 di velocità, 77 di difesa, quindi anche un difensore centrale abbastanza veloce, anche un buon tiro. Quindi ve lo consiglio vivamente ragazzi, perché che dire, quando i giocatori sono buggati e ci si ha contro, si smadonna abbastanza. Il prossimo giocatore è un terzino sinistro, gioca nella Serie A. Mi pare, sì, nell'Udinese. Sto parlando di Pablo Armero, ragazzi. Pablo Armero, ricordatevi questo nome e cognome perché è veramente fortissimo. Diciamo, è un altro giocatore buggatissimo. Si trova diciamo, dai 1600-1400, dipende comunque dal ruolo che avete. Io l'ho provato, ragazzi. È veramente impressionante questo terzino sinistro. Quindi mi raccomando, compratelo, provatelo. C'ho una velocità, 88 di velocità, 76 di difesa e 79 di dribbling, ragazzi. Quindi anche un dribbling abbastanza buono e anche un tiro non niente male, secondo me. Anche perché si sa che su FIFA 13 meno in basso il tiro e si sa perché tirano meglio, fanno tanti gol. Però va bene. E ne. Il prossimo mi pare, sì, è un difensore centrale, gioca nel Torino, ragazzi. Questo qua è proprio d'obbligo comprarlo se avete una squadra italiana. Sto parlando di Ogbon, ragazzi. Si trova dai 1100 in su. È un difensore centrale con 80 di velocità. E ha anche un colpo di testa fenomenale. Una difesa pazzesca. Cioè, veramente penso. Cioè, io l'ho provato, ragazzi. E tiene in testa giocatori ad attaccanti veramente fortissimi. Quindi questo qui, se avete una squadra italiana, ripeto, d'obbligo comprarlo perché costa davvero poco ed è anche un'alternativa se non volete spendere tantissimi crediti per Chiellini e altri difensori. Il prossimo giocatore gioca sempre nella Serie A, gioca con l'Inter, ragazzi, è il giocatore più buggatozzo, secondo me, di FIFA 13. Si trovava, mi pare, dagli 800 così. E ora vedrete di chi sto parlando. È un terzino destro ed eccolo qui, ragazzi. È Jonathan con il suo 88 di velocità. È veramente impressionante. Anche un dribbling abbastanza buono: 81 di dribbling, quasi 70 di tiro, 73 di difesa. Però ha un colpo di testa scarso. Stava in ceppà e niente, quindi anche lui penso. Lui è proprio il top, cioè proprio il più buggato di tutti. E si trova dai 850 in su. E quindi, ragazzi, Jonathan è un altro difensore che vi consiglio. E adesso vediamo l'ultimo difensore di questo episodio. Gioca con Marsiglia. E ragazzi, si trova veramente a pochissimo, dai 350 crediti in su. Immaginatevi chi è. Ha un cognome veramente stranissimo, si chiama Nicolas Inculu, Inculu, no, Inculu, Inculu,
Vabbè, non so come si pronuncia, ora lo vedrete. E è veramente, ragazzi, anche lui buggatissimo. L'unica pecca che non si sa, è veramente difficile da fare un'intesa con gli altri giocatori. Però ha un 79 di velocità, che non è niente male. E per anche lui, sempre difensore centrale, quindi abbastanza veloce. Però ha 80 di difesa, 76 di testa. E anche un buon passaggio, 72. 3 stelle, piede debole, quindi non te male. Poi altro 1,80 m, ragazzi. Vabbè, media statura, diciamo. E niente, ragazzi. Questo qui era l'ultimo difensore di questo episodio. Quindi ci vediamo. Il prossimo video sarà dei centrocampisti più buggati di FIFA 13. E spero che comunque questa serie vi piaccia. Niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti qua, Caesar Gaming.